spettacolo nasce da una vecchia voglia. Abbiamo tutti nel cassetto 30 idee che vogliamo fare un giorno o l'altro. La voglia di fare un western ce l'ho da decenni, direi. Per la mia generazione il western è stata una cosa molto importante nella nostra infanzia, nella nostra giovinezza. Parlo dei western, della grande epoca del western che va dagli anni 30, nella quale non c'ero ancora, fino alla seconda metà degli anni 60, perché poi in realtà i grandi western si sono fermati dopo Little Big Man e Soldato Blu. Signore e signori, per la prima volta a Siena, l'ufficio ovale della casa mia. E chi c'è nell'ufficio ovale? Ma il presidente, naturalmente il presidente. Quando mi chiedono quali sono state le cose che più mi hanno influenzato nella mia vita di teatrante, dico sempre che ce ne sono due fondamentalmente, Shakespeare e Gary Cooper, che poi sono un po' la stessa cosa, se vogliamo, dal punto di vista dello sviluppo di una storia, di una drammaturgia. Sono i grandi temi eterni, amore, odio, bene, male, giustizia, ingiustizia, dignità, eccetera, eccetera. Il western l'ho sempre visto come una specie di mitologia contemporanea, e lo dico non a caso, visto che i miei spettacoli nel tempo sono stati l'Iliade, il Mahabharata, il racconto della storia di Sunjata, imperatore Mandinga del Mali, eccetera. Quello che amo, al di là di ogni cosa, sono proprio le grandi epopee. Il titolo dello spettacolo è semplicemente Western, perché è proprio il prendere una forma che a noi è conosciuta soprattutto cinematograficamente, anche se l'epopea western è nata negli Stati Uniti con quelle che chiamavano le time novels, i romanzi da 10 cents nell'Ottocento, però è il cinema che ci ha fatto conoscere il western. E poi penso anche che attaccare il western oggi a teatro sia un modo, ripeto e insisto su questo aggettivo, ludico, di confrontarsi con questi grandi temi eterni, per cui attraverso il western poi possono venire anche fuori delle cose un momentino meno superficiali, se vogliamo. Tecnicamente questo spettacolo ci è completamente sfuggito di mano mentre lo costruivamo. All'inizio doveva essere uno spettacolino, nel senso proprio della dimensione, poi poco per volta si è ampliato ed è diventato qualcosa di più importante. Ci sono un centinaio di personaggi e pezzi di scene che entrano, escono, vengono giù dall'alto, si spostano. Oh, il segretario del governador! Hola, Gordo, devo parlare con il tuo capo sunnito. Ho sempre amato molto proprio questo tipo di teatro, il teatro dei macchinari del Settecento, i teatri come, cioè, esiste un piccolo magnifico teatro a Stoccolma, per esempio, ma ne esistono naturalmente anche in giro per l'Italia. Il gioco del teatro, le cose che appaiono, che scompaiono, c'è un godimento in queste cose che mi è venuto a voglia di utilizzare in questo spettacolo, che spero dia anche quel tipo di godimento al pubblico. Fare teatro nel 2011 significa probabilmente essere un po' dei dinosauri che continuano a credere a certe cose in un mondo che sembra non crederci più. Per fortuna esiste ancora un pubblico che continua con noi a credere alle stesse cose. Le differenze da un paese all'altro esistono naturalmente. In Italia abbiamo molto l'abitudine di dire all'estero, parola che odio, che ho sempre odiato, all'estero si sta meglio, all'estero si fanno meglio le cose, eccetera, eccetera. È vero per tutta una serie di cose, non è vero per altre cose. In Francia la situazione oggi dei lavoratori dello spettacolo in generale, attori, tecnici, registi, è migliore che in Italia, ovviamente, ci vuole poco per essere migliori che in Italia da quel punto di vista. È anche vero, e questo l'ho sempre verificato, facendo spettacoli in Italia, in Francia e altrove, che il pubblico italiano mi è sempre parso, nonostante tutto, più colto del pubblico francese.
l'Italia ha mantenuto comunque, al di là del peggioramento della situazione generale, tutta una serie di culture regionali che fanno sì che il pubblico è più sveglio, è più interessante anche per noi che facciamo spettacolo. Una delle mie citazioni preferite in assoluto è una citazione di Kurt Vonnegut, il romanziere americano, che diceva che uno dei problemi fondamentali del mondo di oggi è che tutti vogliono creare e che nessuno si occupa più della manutenzione. E effettivamente, giunto alla mia età e con la mia esperienza, eccetera, rivendico completamente la volontà di fare un teatro di manutenzione. Naturalmente cercando delle forme che non siano delle fotocopie di cose già fatte, che hanno la pretesa di portare qualcosa, però che hanno la pretesa di portare qualcosa agli altri, non di far vedere che dal profondo del mio ombelico so fare qualcosa di diverso dagli altri. Ecco, questa è la dinamica che non mi interessa. Però non, il mio lavoro è senz'altro... Non lo metterei sotto il cartellino teatro di ricerca, anche perché un'altra citazione che amo è quella di Picasso, che diceva: io non cerco, io trovo, e che se uno passa il tempo a cercare non vedo quanto tempo gli possa rimanere poi per trovare qualcosa. E viva il Far West! La capra è molto bella, sì, molto convincente.